Ehi, amico Angelone! Ho ucciso l'arbitro delle anime! Il tuo amico non è passato per la terra dei morti. Ma sei ancora vivo? No, non oso informare gli altri angeli finché non saprò tutta la verità. Vorrei saperla anch'io. Nelle terre della forgia c'è una veggente cieca dai grandi poteri. Vada lei, morte. Lei saprà che cosa è stato di colui che era morto eppure vive. Va bene, ma ci andrò la prossima volta. Intanto devo salire sulla torre. Quanto mi piacciono queste zone così angeliche. Mi ricordano davvero molto Diablo 3. Anche se in teoria questo è uscito prima. Non ne sono sicuro, ma credo sia uscito prima questo gioco. E abbiamo un forziere qui sulla destra. E ovviamente circondato dalla corruzione. Verde. Soldi, due spicci proprio. Mi chiedo se troveremo fra i possibili vari oggetti, perché in realtà abbiamo ancora uno spazio per strumenti. Mi chiedo se fra quegli strumenti ci sia... Arriva il cavaliere! Ci sia qualcosa per distruggere la corruzione. Ho sbagliato. Ci sia qualcosa per distruggere la corruzione senza bisogno dei caccoloni. Vieni qua tu. Come ci arrivo ora? Ovviamente, morte l'irriducibile, inseparabile, l'insuperabile, però non può sorpassare un piccolo buco. Ma certo, il grande cavaliere. Il grande sopravvalutato forse. Distruggete! Sì, distruggete. Ho appena distrutto l'arbitro delle anime. Guardalo che mi ha corrotto. Dov'è? Pulite la ferita. Dove cavolo è? Vabbè. Distrutto l'arbitro delle anime e il suo schifoso labirinto. E credi che io abbia paura di un angelo corrotto? Tu esplodi al contatto? Esplodi se ti lascio giù? Sì, esplode. Ah, bene, l'angelo è... è dentro la roccia. Fantastico. E a proposito di dentro la roccia, fermi tutti. Lì c'è una pietra. Ecco fatto. Una pietra del potere, 6 su 25. Guarda, ora le troviamo tutte. L'unica idea utile è usare i doppioni. Ovviamente però io devo tornare di là col corpo originale. Vediamo se qui siamo abbastanza vicini comunque. Sdoppiamoci. Uno di noi va di qua. Troppo lontano. Usiamo il braccino per prendere il caccolone. Ci avviciniamo. Proviamo a riprendere il caccolone dal nostro doppione. No, non andare giù. Non andare giù, ti ho detto. Ecco fatto, meno male che funziona. E vediamo se a questa distanza riusciamo a lanciarlo. Là. Puff. Distrutta la corruzione. Certo che ci vuole veramente poco per distruggere la corruzione. Altro che giganti colossali di pietra che poi vengono corrotti a loro volta. Pff. Mamma mia, bel piano quello, eh. Complimenti, guardiani, eh. E ora... Ah, ok, stavo dicendo, come faccio a salire? C'erano i rampicanti. Poi, ovviamente, per noi tutta la strada è complicatissima per salire. Gli angeli, ovviamente, svolazzate, sono qua. Ah, che bello sfondo. Cosa abbiamo là in fondo? La cittadella d'Avorio c'è di là. Ok. Ehi là, c'è qualcuno? Esci. Ma è la mappa, scusami. E vieni alla luce. Ti vedo, cavaliere. Vedo le cose che hai fatto, le vite che hai terminato. So perché sei qui. Per avere risposte? Allora mi darai la chiave. Ho custodito la chiave per secoli. È mia e non la cederò tanto facilmente. Sono un bambino cattivo. Non ora. La corruzione si diffonde nella città. Ti prego non chiedermi di fermare io la corruzione. Io solo resto puro, un faro contro le tenebre, incapace di respingerle. Non tutti siamo incapaci, Arconte. Forse no,
Quando i sigilli furono rotti e le legioni dell'inferno invasero la terra, molte reliquie divine si persero. Una, la bacchetta di Arafel, potrebbe annullare ciò che è successo. Ovvero? Non oso recuperare io stesso la bacchetta. Le porte della città bianca sono chiuse agli angeli che visitano la terra. Ma tu non sei un angelo. Procurati la bacchetta e ti farò strada nella mia cittadella. Lì troverai la chiave per l'albero della vita. Quanto a ciò che troverai sulla terra, quando lo affronterai, persino tu maledirai guerra. Sì, ma perché la mappa? Ma scusami, che cosa vuol dire? Ma io devo entrare qua dentro? Raggiungi la terra. Si ritorna, eh? Vediamo cosa c'è qua dentro. Getto verde. Blu, non osavo, eh. Torniamo sulla terra. E guarda caso dobbiamo passare dentro un portale, quindi... Puff! Con il viola che è sparito all'ultimo, bellino. Chissà se però è la vera terra o è solo un'illusione. Ah, siamo davvero sulla terra allora. Sembra... Non ci sono soltanto cadaveri. Ah, ok. Stavo dicendo, sei stati noi a sparare? Rabadon, yeah. Oriel, tu, la guardia degli inferi sulla terra. Dai, ma com'è possibile che un angelo sia fatto atterrare da uno di quegli schifi? Questa ora quasi ci crepa, però ovviamente non muore perché sennò non la vedevamo nel gioco precedente. La Madonna! Questo è compito per un cavaliere. Dannazione. Stai buono! Sì, King Kong, guardalo! Andiamo, andiamo! Andiamo, dobbiamo fermarlo! Dobbiamo fermarlo! Ah. Guardia! A me! Ma dobbiamo... Ma dobbiamo combattere? Ah no, ok. Ah, è vero che con morte non possiamo... Evochiamo anche noi la nostra legione di morti. Aspetta, aspetta, aspetta. Datemi un po' di cadaveri, devo recuperare anch'io energia. Vabbè che questi si ammazzano con un colpo, eh. Per favore non mor... Cos'è? Oh, salvezza. Per inquadrare per l'esplosione al suolo, premi R2 per un fuoco rapido e L2 per lanciare la rosa di colpi. Ok. È diventato... uno shooter in terza persona ora. Però bello il fucile. Preferivo come lo usava. Come lo usava Guerra. Però non per forza devo schifarlo, no? Altri nemici? Oh, aspetta. Ecco fatto, grazie. Qualcun altro? Scusami, eh. Tutto sto ammasso di cadaveri qui? Cos'è, li tenevi tutti per te? Avevi paura che ti rubavano le kill? Bello il fucile comunque.
Dovrei ucciderti per ciò che tuo fratello ha fatto qui. Ma mi hai salvato la vita. Ovviamente. Ora siamo pari. Che cosa sai della bacchetta di Arafel? È un'arma di immenso potere portata sulla terra dall'arconte Estus per combattere i demoni nella guerra finale. Certo. Ma Estus è caduto e la bacchetta è stata spezzata. Ovviamente. Ora il distruttore ne usa i frammenti per alimentare il suo esercito di tenebra. Ciò che è rotto si può aggiustare. Dove sono i pezzi della bacchetta? Nelle mani del distruttore. Ha evocato creature dagli abissi e fatto avanzare i suoi eletti. Creature blasfeme che ancora adesso dividono questo mondo in tanti domini infernali. Certo. Ci sono, per esempio, i sofferenti. Si nutrono dei morti di questo mondo e li trasformano in uno sciame fatto di carne e ossa che combatte guidato da una sola mente. Sono stati loro ad attaccarci poco fa. Ok. Una mente sola è facile da smembrare. Non rischio altre guardie degli inferi per la bacchetta di Arafel. Io tranquilla che ci vado da sola, allora. Missione. Segui la scia di cadaveri dei miei fratelli. Una folle missione. Niente di più semplice. Beh, non sarebbe la prima. Bravo che lo sai. Quante sono state le vittime? Guarda gli inferi sulle lei. Ok. Quanti angeli sono morti qui, Uriel? Troppi. Ma per ogni angelo morto ce n'è un altro mantenuto in vita contro la sua volontà. La loro sofferenza rende il distruttore più potente. Questo è vero. Se potresti liberarli da questa tortura. Oh no, è un'altra submissione. Se è questo che vuoi. Tuttavia, tutto quello che posso offrire ai prigionieri è una fine rapida. Non chiedo altro. Sarebbe una benedizione. Esatto. Va bene. Lì intrappolate 10. Fosse difficile. Allora però, come lascio giù, ecco col cerchio, prendiamo prima di tutto tutta la roba che c'è in giro. Ad esempio, questa cesta, un oggetto blu. Soldi, ovviamente. Sembra di giocare al primo gioco. Nordic Games, ovviamente. Lì c'è una pietruzza. Ecco, fatto. Altro forziere con altri soldi. Sì. No, soldi, una pozione e un guanto. Che tanto non mi serve perché tanto non posso potenziare più le mie armi. O meglio, la mia arma. Sì, vabbè, dove sei apparso tu, dai. Ecco fatto. Tizio esplosivo che ha fatto crashare il gioco. Vediamo se crashiamo di nuovo. Allora, non saremo crashati, ma il tizio è almeno esploso. E a questo punto, zanne di Echidna, vieni a me. Il tizio esplosivo è veramente pericolosissimo. Mi ha tolto uno stracco di vita e non ho avuto neanche il tempo di fare nulla. Cioè è esploso all'istante. Il che sicuramente da un certo punto di vista sarà anche un bene. Però se ti becchi un'esplosione magari un bene tanto non lo è. E io devo porre fine alla tua vita? Sì, direi di sì. Visto che il fucile me l'hai lasciato in regalo, tanto vale usarlo, no? Vediamo allora dove finiamo. Non lo so, ma il tizio è bello grosso. Ah, che dolor. Allora, calmi tutti. Ha distrutto le colonne per caso? Ma poi... basta! Madonna... Hai rotto le palle! Stai buono! Madonna mia! Non vedevo neanche dove ero! Comunque sì, ha distrutto le colonne. E posso distruggerle anch'io, quindi. Povero angelo smembrato. Qui però c'è un forziere... è da capire dove... Non è vero, è qua sotto. Apriamolo. Verde. Ho indovinato. Questo fucile ce lo portiamo finché riusciamo, direi. È sicuramente buono contro ondate di nemici
po' troppo amichevoli. Ma state bene buoni, per favore. Manteniamo un po' di distanziamento sociale. Forza, ragazzi. Altri angeli morti. Guarda un po', non sono sorpreso. Ecco fatto. Sì, direi che è la parte giusta dove dobbiamo andare. Altro angelo, ciao. Ora sei libero. Mi chiedo se li troviamo tutti e 10. Più che altro mi chiedo se siano palesi nascondigli o meno. Ne dubito altamente. La madonna. Dicevo, dubito altamente che saranno palesi, però tanto vale provarci, almeno. Se magari mi dai un premio, posso accettarlo più che volentieri, il farla questa cosa. Grazie della pozione. Io intanto continuo qui. House of the Dead è diventato adesso il gioco. Guarda, ondate di zombie che cercano di venirci a mangiare. Noi che dobbiamo controllare le nostre munizioni piano piano. House of the Dead, uguale. Lì c'è anche un altro fucile, nel caso questo non l'avessimo preso, l'avessimo droppato. Buongiorno. Forzieri o robe di sorta, tipo angeli abbandonati al loro triste destino. Meno male che ha munizioni infinite questa roba. Meno male. Basta arretrare continuamente e l'amico fuocoso non è più un problema. Comunque l'attacco di quadrato è veramente inutile. L'attacco quadrato è veramente inutile, non serve a una sega. Ecco fatto, dai. Guarda, proviamolo. Cioè, solo nell'immediata vicinanza è utile. Non è utile neanche nella breve distanza. A quel punto usi veramente l'effetto shotgun ed è uguale. Anzi, forse anche meglio, perché anche viaggia abbastanza lontano. Forza, forza. Venite che ho proiettili letteralmente per tutti. Non li finisco mai. Tizio di fuoco, ovviamente. Ok, allora, l'amico infuocato con un colpo di fucile a pompa ci crepa subito. Questo lo dobbiamo tenere da parte come cosa. Ecco fatto. Ancora, ma basta un po'. Donna mia, basta. Quanti siete? Comunque, qui sulla destra c'è un forziere. Ci posso avere due forziere addirittura. Allora, aspetta. Facciamo così. Muoviamoci prima verso i forzieri. Ecco. Fatto. Distrutti? Distrutti. Prendiamo i forzieri. Uno è qua, l'altro è qua. Uno è blu e l'altro è verde. Uno è soldi e l'altro sarà ancora soldi? No, secondo me è verde. Solo soldi. Ci avevo azzeccato subito. Prendila. Sono munizioni gratis, tieni i nemici a distanza, meglio di così. Come faccio ad arrivare da quella parte? Facendo una mossa, un filo illegale, però una reliquia presa, grazie. Penso che questa mossa non fosse contemplata nel gioco, ma ehi, chi sono io per giudicare? Anche perché lì c'era un ponte, quindi. Vediamo allora cosa succede se spariamo a questa cosa. Di già un pezzo? Il bastone di Arafel. Un tempo parte della bacchetta, ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Va bene, usciamo da sta fogna.
Quello è un pezzo della pergamena del libro dei morti. Ok, come ti raggiungo? Non è che posso raggiungerla con la manina, giusto? E invece posso benissimo. Chi l'avrebbe mai detto? Oh, ma guarda, si è aperta la grata per me. E allora usciamo da qui. Ma di nuovo gli angeli che combattono. Ma certo che non vi si possono lasciare 5 minuti da soli, eh.